Per il campionato di Serie D, Tau Altopascio, dopo il bel debutto con un 4-1 rifilato al San Marino, è atteso dalla trasferta contro l'Imolese, che ha fatto il colpaccio esterno contro il Corticella 3-2. Cerca un pronto riscatto casalingo contro il San Donato, il Ghiviborgo, che ha perso contro il forte Ostia Mare per 4-0. Al buon riposo va in scena il derby tra Seravezza Pozzi, squadra partita bene, ed il Grosseto, avversario di Bellasone. Per l'eccellenza il Viareggio, dopo il buon avvio, è ospite del Monte Spertoli, che ha perso in casa del Real Forte Querceta e quindi vorrà rifarsi, un motivo per prestare la massima attenzione. Il Castelnuovo riceve la Cuoio Pelli, in pratica dopo il rinvio della settimana della gara, debutta domenica pomeriggio in campionato. Al Comunale va in scena sicuramente un bel derby tra il Camaiore, dato tra i favoriti in campionato, e la Massese, fermata la scorsa settimana dal maltempo. Sono di fronte due buone squadre, il Real Forte Querceta, dopo i primi 3 punti conquistati, è ospite della Sestese.